Allora, dopo il successo della, successo della scorsa settimana con i consigli del fantacalcio, perché abbiamo fatto indovinare veramente parecchie persone per quanto riguarda, insomma, piazza quello, piazza quell'altro, ficca quello, ficca quell'altro, sì. Facciamo anche i pronostici, aggiungerei, i consigli sul fantacalcio giornata 24? Sì, intanto facciamoli, io intanto mi massaggio la testa che mi sta facendo un male cane e dai, andiamo alla sigla. Don't believe me, just watch. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Basta, ben non aggiungo ragazzi. Altro perché io di solito faccio una battuta a porno, ma non la posso fare perché siamo in diretta. E qui, no, non siamo in diretta, siamo in differita. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, lui c'ha in mano il telefonino, non c'ha in mano altre cose. No, 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 c'ha il telefonino. Il telefonino a due mani, però. Ino, però. A due mani, ma Ino, gli piacciono le cose piccole. Detto questo, facciamo i consigli sul fantacalcio, cominciando in ordine sparso, perché come il capita. Sito da cui stiamo guardando le dà in ordine sparso e non in ordine cronologico, ma tanto me frega poco perché dovete fare la formazione prima che comincia la prima partita. Esatto. Vai. Cagliari-Juventus ci riporta come prima partita. Non vi consiglio assolutamente il portiere del Cagliari e la difesa del Cagliari. Ma che siete scemi? No, lasciate assolutamente perdere, no. Lasciate perdere. Detto questo, del Cagliari io non mi sento di consigliare a nessuno a parte Borriello. Borriello, bravo, lo stavo per dire. Ma io. Borriello, ragazzi, solo se in attacco non c'avete niente di meglio, se c'avete un attaccante della Juve, uno dell'Inter, puntate su quelli, perché anche se Borriello, ragazzi miei, da ex potrebbe segnare. Sì, un golletto lo potrebbe schiaffare, no, le ex le purga sempre. Però sinceramente potrebbe essere meglio andare su altro, virare su altro. Esatto. E fu così che Borriello fece tripletta. Bene. Allora, per e quanto riguarda, visto che stiamo la Juventus, qua c'è poco da dire, perché c'è poco da dire. Culo. Ma no, mi sto grattando una coscia perché mi prode, no. Secondo me è una l'esterno, zecca. L'esterno chiappa te sta grattando. Sì, è una zecca, una purce, una piattola, qualcosa del genere. Sì. Allora, Buffon, secondo me è d'obbligo anche se giocano fuori casa, perché comunque è una garanzia, ragazzi poco miei. Dire. Ci quindi arriva poco la palla, ma quando ci arriva la para, cioè esatto. Gli piace toccare le palle, detto la in Juventus altre parole. Conferma il modulo con il quale sta riscuotendo molto successo nelle ultime partite, quel 4-2-3-1 molto molto offensivo, molto speculare, con quel Mandzukic che non qua lo porta titolare, ma ho sentito che potrebbe riposare, potrebbe giocare a Piazza, però scusate però va bene. E comunque sbizzarritevi con i giocatori della Juve, potete mettere chiunque, difensori, centrocampisti, e Pjanic, e Dybala, e Higuain, potrebbe segnare veramente Quadrato, che dici. Vai avanti che se no dura 9 giorni sto video. Crotone-Roma, Crotone raga, io pure sinceramente non vi consiglio la difesa e quindi allora portiere. Diciamo una cosa, che io non consiglio nessuno del Crotone, non me ne vogliano i tifosi, al forse massimo Trotta e Falcinelli. Sì, giusto perché la Roma un golletto lo potrebbe subire, ma visto come ha giocato la Roma nell'ultima giornata, boh, può essere che dorme. Però ve consigliamo a ciabattella sempre Nainggolan, perché Nainggolan se lo avete comprato è d'obbligo, pure senza una zampa, pure quando è squalificato mettetelo, può essere che pia il voto. E soprattutto ragazzi, che ritorna dopo tanto tempo Mohamed Salah, sicuramente dovrebbe partire titolare. Dovrebbe non, partire titolare, e dovrebbe fare una bella partitozza. Esatto. Ma soprattutto anche Edin Dzeko. Edin Dzeko che sta in formissima, capocannoniere della Serie A. E il mio caro Fazio, perché il mio caro Fazio difensore centrale ha segnato la scorsa settimana, insomma, ieri, l'altro ieri, quando cazzo era. Sì. Va bene? Va benissimo. Aggiungere pure, lo sai chi? Chi cazzo? Chi cazzo, sì. Sì. Emerson, ragazzi. Sì. Se l'avete comprato, che l'avete comprato per pochissimi spicci, perché sicuramente. Ma sempre. Vi faccio un esempio. C'avete Alessandro, puntate su Alessandro. C'avete un altro giocatore che potrebbe, puntate su quello. Non andate a mettere Emerson Palmieri, anche se comunque ha fatto sta un giocando molto molto bene. Cristiano Emerson l'ho rinominato. Cristiano Emerson. Vai avanti. Andiamo avanti con Fiorentina Udinese. Ecco. Allora, qua ci sta. C'è sta un po' da studiarci bene la situazione, perché Gonzalo Rodriguez io lo schiererei sempre. Però nella partita con la Roma ha fatto qualche cazzatina. Diciamo che la Fiorentina proprio ha giocato malissimo. Ha giocato malissimo. In generale. Gli ha concesso veramente di tutto. Si sono salvati in pochi. Però è pure vero che questa è un'altra partita, giocano al Franchi, giocano in casa, sicuramente ci avranno voglia di rivalsa. E dai, io faccio che mani così, pare che so fare l'impasto dalla pizza. Esatto. E tra quelli quindi che si sono salvati io metterei Federico Chiesa, per quanto riguarda la fase offensiva, perché in fase difensiva però lui ha lasciato un po' di
desiderare. Lasciava desiderare. Bernardeschi, che sta sempre in forma. Pure Borja Valero non ha giocato. E Borja Valero non ha giocato male. Poi del resto, ragazzi, ci riportano sempre Vesino e Badal come coppia centrale di centrocampo. Babacar in attacco, insomma. Bisogna vedere se magari recuperano Kalinic. Qualora lo recuperassero, ragazzi, da valutare, schieratelo, ma solo se gioca titolare. Se non, lasciate perdere. Io sono del parere che fa giocare quelli che partono dalla panchina è una cazzata. Puntate su quelli, sì, che giocano 90 minuti, perché è più probabile che facciano gol. Per quanto riguarda l'Udinese, io invece schiererei sempre Zapata e Terò, ragazzi, perché comunque Zapata è un giocatore che, perché sta guarda così strano? Sto guarda bene, perché, okay, perché io pure Danilo schiererei. Ti anche dico Danilo, la sì sì sì, perché Danilo garantisce sempre, io lo dico sempre, lo dico sempre, perché per me è un valido difensore pure centrale. Pure per me. Va bene? Dicevo, Zapata garantisce sempre quella buona prestazione. Magari sì, segna sì, poco, però quel 6, 6 e mezzo lo spunta sempre. Però preferite sempre Terò. Preferite, esatto, sempre Terò a Zapata, se ce li avete tutti e due, perché sì, parecchia gente li ha comprati entrambi al fantacalcio come rincalzo. Terò, gira che te li gira, un assist, un gol, un gol lo butta sempre. Ma predileggete qualcosa là, gli attaccanti più forti che ci avete. Vi faccio un esempio, c'avete Higuain, Belotti e che ne so io, dei Cardi, e Dzeko, la Madonna, mettete, cioè, quelli. Ci sta che lo fai, chi si compra tutti i difensori di merda, ci sta, l'assicuro, lo faccio io. Va bene. Bravo. Detto questo, andiamo avanti. Andiamo avanti con Inter-Empoli. Fofana pure, mi sono scordato. Fofana, esatto, secondo Fofana me potrebbe segnare e ci fa pure rima. Esatto. Vai. Inter-Empoli, come avevo già detto. Fosa Ida. Andanovic. Andanovic assolutamente. Assolutamente, ragazzi, è un fenomeno. Fa miracoli. Potrebbe non subire gol contro chi gioca. Contro l'Empoli. Contro l'Empoli, no, subisce gol. Vabbè. Non lo so, però Andanovic lo schiererei. Sì. Medel, che comunque gioca difensore centrale, sicuramente al fantacalcio. Allora, è Arton Cazza e una Vigorsol, ma la Vigorsol non ho messa per così, messa di traverso. Messa, esatto, di traverso in orizzontale. Eppure, ragazzi miei, anche da difensore centrale dimostra di essere un buon giocatore. Garantisce buone prestazioni. Quando trova giocatori arti 1,90, io non lo so, gli passa tutto le cose, gli tira le palle per farli cascare. L'unica cosa del fantacalcio è sicuramente schierato a centrocampo, quindi valutate bene. Valutate bene, sì, perché comunque potrebbe non segnare, ovviamente. Esatto. Io sono sempre del parere che a centrocampo è meglio comprare giocatori offensivissimi, capito? Il difensore è il difensore, se c'avete un centrocampista del ruolo che fa il difensore, lasciate perdere a schierarlo. Esatto. Però comunque sia, sta facendo vedere buone prestazioni. Sta facendo buone cose. Allora, aggiungerai sempre per l'Inter Gagliardini. Quello è d'obbligo. Candreva e João Mario, perché poi comunque sono squalificati sia Perisic che Icardi, quindi e quella è una brutta storia. Eder e Palacio che sostituiranno appunto Perisic e Icardi, non mi te dico la verità, Eder sì, ecco, Palacio no. Per chi c'ha Eder, e come al solito ripeto, non c'avete giocatori, schieratelo, provatelo. Detto questo, per quanto riguarda l'Empoli, Skorupski fa sempre miracoli, è un buon Skorupski, portiere, però sì, ragazzi miei, contro l'Inter non si può mai sapere, un in gol casa due li potrebbe subire e non va bene. Micelizze e Kadri. Il se Kadri dovesse giocare titolare, io rischierei il Kadri, perché secondo me è una buona scommessa. Sì, sì, va sì, bene? Perché no, perché no. Ok, e Micelizze, ragazzi, è sempre l'uomo più in forma. Ma è sempre lo stesso discorso, predileggete qualcosa là, gli attaccanti migliori che c'avete. Sì, allora, siccome di solito però gli attacchi sono sempre a tre, due saranno forti e uno è sempre da ruotare tra quelli delle squadre sì, più scarse. Sì, se ce l'avete schiaffate. Se ce l'avete lo potreste schiaffare bene, tranquillamente. Vai. Lazio-Milan. Questa è una bella partita. Questa è una bellissima partita, infatti. Lazio a ciabattella e Milan in discesa. Milan in flessione che però, come avevo già detto nei pronostici, potrebbe nel processo, scusatemi, sì, sta un po' di sfiga ultimamente, quindi potrebbe stare sempre in agguato, cioè potrebbe fare la partita buona da un momento all'altro. Quindi io, sinceramente, i portieri, né da una parte né dall'altra, non li consiglierei no, più di tanto. Sinceramente, manco io, se proprio dovete scegliere, forse leggermente meglio Donnarumma. Forse Donnarumma. Ma, visto l'attacco della Lazio, ragazzi, fate veramente attenzione. Fate attenzione. Faccio un esempio, un Karnezis secondo me a sto giro è meglio di Donnarumma. Un Karnezis sì, secondo me sì, secondo me potrebbe essere meglio, perché la Lazio, ragazzi, non dico che fa 6 gol, però potrebbe succedere qualsiasi cosa. Va bene? Sì, andiamo avanti, raga, Parolo, Dovrai esatto, assolutamente difensore centrale, io lo consiglio tutte le settimane. Io Parolo non lo so, raga, perché ha fatto un gol in campionato, ne ha fatti 4 nell'ultimo turno, non lo so, risegnerà ancora? Potrebbe. C'avrà ancora la faccia tosta di segnare? Potrebbe, la faccia come il culo ce la potrebbe avere. Ce la potrebbe avere. Detto questo però, non dimentichiamoci, lo diciamo sempre, Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic. Lucas Biglia, Biglia, Boccia, quello che cazzo che pare,
e Immobile. Perché ogni volta che li consigliamo segnano sempre. Esatto. Felipe Anderson, ho detto Felipe Anderson. No, non l'hai detto e lo diciamo adesso. Felipe Vai. Anderson. Adesso, per quanto riguarda il Milan. Ragazzi, uso Bacca e Deulofeu. Io purtroppo non. Allora, non Bacca, lo so. Bacca, sinceramente, Bacca sta a giocare veramente male. Quindi, male. A meno che non ci avete niente di meglio, allora schieratelo. Però, se no, lasciate perdere. Deulofeu, l'ultima volta che abbiamo suggerito, ha preso palo. Mo' a sto giro palo. Non lo mettete perché state incazzati. State pur sicuri che segna. Suso, purtroppo, non. Non lo so. C'ha dei momenti sì e dei momenti no. Potrebbe pure segnare, però, ragazzi miei. Ultimamente non mi convince. Io non sono convinto per l'attacco del Milan. Poi può vince pure 4-0. Però lo devono dimostrare. Suso, mi sembra un po' che si sia montato la testa. Sta vaga impressione. Mi sembra un po' troppo superficiale. Tenta sempre la conclusione. Lezioso. Pure da centrocampo. Lezioso. Veramente lezioso. Lezioso. E comunque non aiuta i compagni. Cioè gioca praticamente da solo. Detto questo, Napoli. Napoli-Genoa. Ho letto Napoli-Gomez. Napoli-Gomez. Perché il Gomez? Non lo so. Va bene. Mario Gomez è rimasto impresso. No, della Gomez. Fiorentina. Non lo so. Ma che cazzo. Vabbè. Allora. Napoli quindi che schiera? Vabbè, la solita formazione. Se Koulibaly okay. In Koulibaly, come lo chiamo io, riparte perché quello ve incula. Cioè è un giocatore, c'ha tre gap. Vabbè, se parte titolare, piazzatelo perché ragazzi, è veramente perché forte. È tornato dalla Coppa dalla Porca d'Africa. È ora che li gioca. Poi sì. Zielinski assolutamente. Vabbè, Amsic pure che ha fatto una tripletta all'ultima del campionato, ragazzi. Mi sembra. E vabbè, è davanti, mi pare che Mertens. Mertens, c'è poco da dire, bravo, bravissimo tu che rotti. È risalito, che ne so, il succo d'acero. Che cazzo è? Beh, non lo so, d'acero. Ma che ne so, un sapore tipo. Okay. No, non lo so, ha mangiato. Era vabbè. Un po' di vomitella, quindi. Che esatto, sì. Ok, poi portano Giaccherini, ragazzi. Ma come cazzo te ne esci di portarci? No, Giaccherini no. Portano Giaccherini perché è squalificato Cagliacon che si è fatto cacciare. No, secondo me Giaccherini meglio non rischiare. Non lo rischiate, Mertens. Mertens assolutamente. 16 gol in Serie A, ragazzi, insomma. Penso che sia abbastanza una garanzia. Abbastanza per il Genoa, sì. Sinceramente, io andrei solo su Simeone, vi dico la verità. Per il e Burdisso, perché comunque è un ottimo difensore centrale. Andiamo avanti, sta dura troppo sta puntata. Sì, esatto. Palermo-Atalanta, ragazzi, questa è una bella partita. Palermo, Nestorowski. Assolutamente. Nestorowski e Nestorowski basta. Punto. E basta. Per quanto invece riguarda l'Atalanta, io suggerirei Petagna e Gomez, assolutamente. Ma pure Kurtic. E Kurtic, pure esatto. Kurtic. Detto Berisha. No, non mi fido. Berisha, che sì, se dovesse giocare, ragazzi, schieratelo. Se dovesse giocare a titolare, mettetelo perché comincerà a fare sicuramente cose come sempre importanti. Assolutamente sì. Vai. Samp Bologna. Samp, io sinceramente Viviano forse lo consiglierei perché è rientrato ed è veramente un gran portiere. Il Bologna, vista l'ultima prestazione, non mi sento che possa fare tantissimo. Però Gemail io lo consiglio sempre. Destro non ve lo consigliamo perché ha sbagliato rigore. Vaffanculo, va bene, ma guarda che segna. Per quanto riguarda invece Quagliarella e Muriel, andate sul sicuro. Quasi sul sicuro. Tra i ragazzi. Due preferite sempre Muriel perché è quello che dimostra di segnare di più. Esatto. Vai all'ultima partita. Le ultime due ci sono rimaste. Vai. Sassuolo-Chievo. Sassuolo. Vabbè, qua è semplice. Berardi, qua è semplicissimo. Assolutamente Berardi. Matri, consiglierei. Matri, Cannavaro in difesa perché è sempre un buon difensore, garantisce sì. Sempre la prestazione. E Pellegrini. Giocano in casa. Pellegrini. Pure perché Pellegrini. No? Per il Chievo, Sorrentino pure che parate buone ne fa sempre. No, ma col Sassuolo potrebbe finire tanto a poco, potrebbe non lo consiglio. Tanto a poco, insomma. Ragazzi, non saprei. Birsa, forse Birsa, ma inglese, Meggiorini, io vi consiglio di lasciare stare. Sinceramente, esatto. Prediligete qua. Oggi non ho detto una... un po' oggi di non ho detto prediligete una volta bene, ho detto adesso. Esatto. Ultima. Torino-Pescara. Qua è semplice. Belotti. Mamma mia, ragazzi. Belotti. Belotti. Iago Falk è in flessione. Potrebbe segnare Ljajic a sto giro. Quindi o Belotti o Ljajic. Uh-huh. Per quanto riguarda Benassi a centrocampo. Benassi a centrocampo sta gioca bene. E no, del Pescara non suggerisco del nessuno. Pescara non suggerire nessuno perché Caprari ogni tanto segna ma poi sbaglia i calci di rigore. No. Mi dispiace, ma forse basta. Stendardo. No, se no, proprio no, vogliamo. No. Ma io te no. Gioarte in porta. Basta. Gioarte in porta. Finiscono i consigli del Fantacalcio. Prossimi consigli di Fantacalcio prossima settimana. 700 like. 700 sì, like. Ho visto prima la sul moda, poi mi sono schiaffato il. Vabbè, niente. Va bene. E lasciate il like, ragazzi. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Vi salutiamo perché siamo di prescia. Ciao.